Benvenuti al TG delle buone notizie della seconda C. Mostre, musei, cibo, sport. Torino diversifica l'offerta. Mostre, musei, ma anche cibo e tradizioni cittadine hanno spinto i turisti a visitare Torino, il 65% dei quali ha vissuto la città per la prima volta. È una destinazione sempre più attrattiva e per un turista su quattro si conferma metà culturale. Un'offerta che tira, visto che il 90% degli intervistati sostiene di essersi goduta a Torino e di volerci tornare. Sul fronte permanenza la maggior parte dei viaggiatori si ferma 3 o più notti, di cui il 46% in hotel e il 30% in appartamenti in affitto. Ma qual è l'identikit del turista a Torino? La fetta più consistente ha un'età compresa tra i 36 e i 65 anni ed è in prevalenza diplomato o laureato. Il 78% solo italiani del nord e del centro Italia. L'assessore comune al turismo, Mimmo Carretta, dice che l'entusiasmo che creano questi eventi ci spinge ad alzare asticella nella qualità e l'organizzazione delle presenze in una città ancora molto lontana al turismo mordi e fuggi. Nella lista della felicità l'Italia è 33esima. Ogni anno e in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale della felicità, istituita dall'ONU. I parametri tenuti in considerazione sono ad esempio aspettative di vita, la libertà di fare le proprie scelte di vita, la percezione della corruzione, l'assistenza sociale, la qualità dell'ambiente. I cittadini più felici al mondo sono quelli della Finlandia, seguiti da quelli della Danimarca e poi al terzo posto quelli islandesi. L'Italia figura al 33° posto della classifica. Pensionata lascia in eredità $1 milione per i bambini dell'Uganda. Generoso gesto di un 82enne di Bergamo, ha lasciato in eredità da $1 milione per dei bambini dell'Uganda, aveva sempre avuto il desiderio di aiutare. E così, di sua spontanea volontà, ha deciso che avrebbe destinato $1 milione ai bambini che abitano in una zona molto povera, l'Uganda. Africa, transizione verso energie rinnovabili. Mentre nel mondo si parla di transizione energetica, si ritiene che il continente africano sarebbe in buona posizione per beneficiare di cospicui investimenti nella produzione di energia pulita. È stata adottata una posizione comune africana sull'accesso all'energia e la giusta transizione. L'accesso all'energia attualmente al sud del Sahara è il più basso del mondo, con oltre 600 milioni di africani che vivono senza servizi elettrici e 900 milioni che non hanno accesso agli impianti di cottura tramite energie pulite. La posizione comune africana incoraggia a trovare un equilibrio tra il garantire l'accesso all'elettricità per la transizione graduale verso un sistema energetico basato su fonti rinnovabili. Una società sostenibile a tutti i livelli e in tutte le nazioni avverrà solo quando esisterà una transizione energetica giusta e inclusiva basata sull'idea di non lasciare indietro nessuno. Gli elefanti in Bangladesh saranno protetti dai tribunali. Sono solo 200 gli esemplari presenti oggi nel paese, la metà dei quali vive peraltro in cattività. A cambiare lo stato delle cose, per fortuna, è stata una recente ordinanza dei tribunali che, per proteggerli dall'estinzione, ha vietato qualunque pratica di sfruttamento e perfino di adozione, puntando a riabilitare quanto prima il loro stile di vita.